buongiorno, benvenuti al caffè di Rai 1. Grazie, noi adesso cambiamo argomento insieme a Cinzia, andiamo in Medio Oriente. Sì, perché noi andiamo nei paesi del Golfo, vediamo se li dico bene, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrain, Oman... Emirati Arabi. Emirati Arabi, sono sei, no? E Bahrain l'ha detto? Sì, allora sono paesi con una grande produzione di petrolio, gas naturale, con moltissimo denaro, che però hanno bisogno forse di noi, come noi forse avremmo bisogno di loro. In che senso? In questo senso, questi paesi che, come giustamente diceva lei, hanno una grande produzione di petrolio e quindi dei grandi profitti che da questa deriva, piano piano stanno cercando di svincolare le loro economie dagli idrocarburi, e quindi per fare questo hanno bisogno di ammodernare in maniera colossale i loro stati. Da soli non ce la fanno e noi siamo quelli che possiamo farlo e operare bene. Allora, Fabrizio Fraboni Barone è architetto ma anche esperto di commercio in Medio Oriente, quindi ci può spiegare benissimo in che modo loro possono cercare di attirarci. Sì, facciamo un passo indietro, diciamo cosa si sta facendoli. Si sta facendo questo. Nella colossale opera di ammodernamento c'è bisogno di costruire porti, aeroporti, scuole, musei, infrastrutture. Quindi questi tipi di lavori possono essere approcciati dalle aziende italiane in maniera diretta, perché noi abbiamo il giusto know-how, in più abbiamo qualcosa che mi fa felice ogni volta che ci penso, che si chiama Made in Italy, che è un qualcosa che è un valore talmente grande che traduce la gioia di vivere, il cibo, l'eleganza, lo stile, l'eccellenza che qui da noi c'è. Avendo molto girato il mondo, mi rendo conto che noi abbiamo questo valore di cui a volte non ci fregiamo fino in fondo. E loro credono in questo nostro valore? Sì, assolutamente sì. Loro come dire, riconoscono a noi italiani un lifestyle, quindi un intero, come dire, circolo di potenzialità che per loro è oro, è una cosa importantissima. Quindi noi dobbiamo ripartire da lì ed essere fiduciosi, armarci di forza e coraggio ed essere fiduciosi. E portare quindi il nostro modo di vivere e la nostra competenza. La nostra competenza, posso dire che secondo la mia esperienza, sono 15 anni che lavoro in quei luoghi, la cosa che ci manca e che dovremmo invece, come dire, colmare, non fare quello che diceva il Manzoni, l'uno contro l'altro armati. Noi dovremmo fare invece una massa critica, costituirci in una sinergia di intenti e pensare in una logica del noi, perché quella logica ci porterà a vincere. Se lei pensa a vincere, se lei pensa a uno scambio, lo scambio che cos'è? Una cosa meravigliosa, perché lei soddisfa un suo, come dire, un suo bisogno, io soddisfo il mio comprando la sua merce, quindi è un incontro tra persone, tra culture, e tra l'altro la nostra cultura in qualche modo si sposa alla cultura araba. Un'ultimissima cosa, qual è adesso il rapporto dal punto di vista del mercato tra noi e loro? Allora, siamo ancora noi in vantaggio, ancora noi esportiamo più verso di loro, si è svolto da poco nelle Marche e questi sono stati i temi trattati, un forum meraviglioso, e negli anni a venire questo rapporto sarà ancora più a nostro vantaggio, quindi dico alle aziende italiane di crederci, fare massa critica e muoversi. Fabrizio Fraboni Barone, grazie per averci dato tutte queste informazioni che non conoscevamo, e adesso parliamo di